Ragazzi, buongiorno, buonasera. Sono uscito presto da lavoro e stiamo andando in esplorazione perché avevo voglia di andare nel bosco e diciamo che nelle nostre zone ci mettiamo quasi 2 ore ad arrivare, quindi era un po' esagerata, adesso sono già le 3:30. E poi non è che ci sia questa gran buttata in corso, quindi ho detto vabbè, siamo qua neanche un'oretta di strada, proviamo ad andare in questo nuovo posto, proprio esplorazione da zero, non so neanche che bosco ci aspetta sinceramente. So solo l'altezza, la zona e adesso vediamo un attimino, ho avuto qualche notizia qualche giorno fa che hanno fatto qualche ritrovamento interessante, però vedremo adesso, appena arriviamo parcheggiamo e ci vediamo lì insieme a bordo della strada per capire un attimo come si può mettere la ricerca. Cercheremo, penso, non più di 2 orette perché arriveremo solo alle 4:30, quindi faremo dalle 4:30 alle 6:30, 7 massimo. Purtroppo non ho ancora il GPS, quindi dobbiamo stare un po' attenti, non dobbiamo addentrarci troppo, però vediamo un attimino sugli 800 metri se c'è qualcosina. Ci ritroviamo dopo lì al bosco. Ci siamo nel bosco, siamo arrivati appena entrati, quindi vediamo un pochino come si mette la situazione, anche se non ho grandi aspettative. Un po' di matti ci sono, diciamo che qualcosa qua qualche giorno fa hanno trovato. Qua siamo nei castagni, siamo sugli 800 metri. Vediamo un attimino come si mette, appena ho qualche notizia, vediamo se si spera di aggiornarvi. Allora, qua abbiamo davanti qualcosa, appena entrati, 5 minuti, fantastico. Bosco da favola, funghi per ora pochi, però esplorazione diciamo che è riuscita, perché veramente tutti i castagni, l'unico fungo che fino adesso è venuto fuori è stato fenomenale. E speriamo, perché sennò ci tocca raccogliere le castagne qua. Ci vediamo, si spera. Forse ci siamo, io qua intravedo qualcosina. Ero stato attratto un attimino da queste pelate qua, ma poi eccolo qua. Non è messo benissimo, dai. E beh. Direi che ci siamo. Un po' conciatino, ma meglio che niente. Andiamo avanti, va. Andiamo. Vi ricordo, ragazzi, è 6 di ottobre. Avanti neanche una ventina di metri. Babam! Chi c'è qua? Eccolo qua. Sempre qua. Più sotto c'era l'altro e sopra qua. Dai che ci siamo ragazzi. E niente, quindi ragazzi, zone nuove, sì, si può andare tranquillamente alla scoperta. Come vedete, ogni tanto qualcosa viene fuori. Ovviamente non è che si può pretendere di conoscere il posto. Comunque, una volta che per sé poco si è in zona, ce la si può cavare tranquillamente. Mi piacerebbe. Comunque, allora, ti sono già soddisfatto così. Posto nuovo. Quando si trova qualcosa nel posto nuovo, secondo me non c'è soddisfazione più grande che capire di aver azzeccato la zona, ecco. Quindi buttatevi, non state lì a farvi fare, come me le facevo io fino a 2 anni fa. Perché tanto se i funghi ci sono, li trovate, ragazzi. Ragazzi, ci risiamo. Ci risiamo qua. Guarda che bello. Accanto al sentiero anche questo. Spettacolo, raga. Qua sto notando una cosa oggi veramente che è impressionante, cioè si è solo che confermata. Praticamente il posto dove sono qua ho scoperto che ci sono questi canaloni. Io di norma quando trovo i canaloni mi ci fiondo dentro, perché prima o poi... Questo qua cos'è? No, niente. Perché prima o poi qualcosa esce. E questa cosa qua oggi si è solo che confermata. Al di fuori dei canaloni praticamente niente. Ma niente assoluto. Adesso andiamo avanti, siamo usciti un attimino dal canalone. Vediamo se qua troviamo qualcosa. Ah, la muscarietta. Speriamo di vederci ancora. Tra poco, raga. Allora, per adesso brutte notizie, nel senso che abbiamo provato a cambiare versante un attimino, ci siamo fiondati in questo canaloncino qua,
Ma è una buona 30-40 minuti buoni che stiamo cercando, ma qua non c'è niente. Adesso sto ancora una mezz'oretta nel bosco, poi è anche ora di tornare perché fa buio. Quindi niente, vediamo se troviamo qualcosa e ci risentiamo tra poco, altrimenti poi trarremo le conclusioni. Ragazzi, come vedete, la ricerca ha preso un po' una piega diversa. Ci siamo ridotti, o meglio, scherzi a parte, dai, ci siamo trovati a far scastagne perché il tempo era poco, non aveva più senso continuare ad andare avanti perché non conoscendo la zona e tutto, faceva anche buio, quindi mi ritengo più che soddisfatto. Con questo io vi saluto. Comunque ci troviamo in un prossimo video, domani dovrei andare in Valtellina, quindi se trovo qualcosa inizierò sicuramente a registrare. E noi ci vediamo alla prossima, spero che vi sia piaciuto, dai, spero di portarvi da qua in avanti un po' dei contenuti carini, anche se la stagione ormai è quasi finita, che è ancora un mesettino, ma scarso, scarso, scarso. Con questo cesto io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao ragazzi, ciao a tutti.